che direzione va l'industria delle macchine utensili? A Milano si studiano soluzioni tecnologiche ed innovative per migliorare la qualità e l'utilizzo dei sistemi di produzione. Durante la 30ª edizione di BIMU, biennale dedicata alle macchine utensili, ai robot, all'automazione e alle tecnologie ausiliarie, si ragiona su come rendere più snelli i processi di lavorazione, più sicuri ed efficienti e come orientare le aziende che hanno fatto la storia dell'industria internazionale alla digitalizzazione verso una dimensione 4.0. Uno degli incontri di approfondimento fissati durante la fiera e Quality Bridge, un percorso di convegni formativi e di aggiornamento per i professionisti del settore, che esplora i sistemi della marcatura dei prodotti, la sicurezza di impianti, l'inserimento dei robot nelle catene produttive, l'innovazione e la digitalizzazione in tutte le fasi di lavorazione, inclusa l'applicazione di monitoraggi più accurati e trasparenti. Tra gli obiettivi primari delle soluzioni proposte in fiera c'è anche il risparmio, inteso proprio come abbassamento dei costi interni ad un'azienda di produzione. Una buona riduzione delle spese si può ottenere anche attraverso l'applicazione di sistemi più efficienti, in grado di alleggerire passaggi inutili e di evitare sprechi di tempo, di risorse e di materiali. Anche le aree di logistica possono ottimizzare spazi e spostamenti attraverso nuove formule di scaffali, ad esempio tubolari, modulari e adatti ai cambiamenti che un magazzino può subire nel tempo, in base alla tipologia e alle quantità di materiale, in base alla stagionalità del tipo di produzione e alle zone ufficio necessarie. La Biennale si rivolge principalmente agli operatori del settore, ma quest'anno dedica contenuti di approfondimento anche ai giovani, con l'obiettivo di far conoscere con mano un settore trainante del mercato mondiale, quello della manifattura, delle finiture, delle macchine utensili e dei sistemi di produzione. Pianeta Giovani è dunque un appuntamento all'interno della manifestazione, che esplora le tecniche di produzione in tutte le sue sfaccettature. Qui in mostra a Milano ci sono 3.000 macchinari che raggiungono un valore di 450 milioni di euro, portati da 1.076 aziende espositrici, con una prevalenza italiana e un 41% di presenze estere.